start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dark Quest 3. La serie Dark Quest io l'ho portata nella sua interezza, nel senso che questo gioco è uscito il 4 maggio 2022, attualmente ancora in Early Access e costa 18 euro. Ho portato il primo nel 2015, il secondo nel 2018 e quindi a più di 8 anni dal primo e di storia appunto del canale vi porto finalmente il 3. Il gioco è pressoché simile a quanto visto in precedenza, ve lo mostro, ed è un gioco basato su combattimenti a turni, non è purtroppo in italiano. Iniziamo una run nuova. E qui gestiremo i nostri eroi e possiamo scegliere con che parti di eroi cominciare e vedere, cliccando col destro, le carte attacco che ha, carte e attributi, carte che poi potenzieremo andando avanti, attributi che potenzieremo e ci saranno poi carte comunitarie. Io prendo il barbaro, prendo l'arciere, questo è il nano, classe nano, io prendo il wizard. E prendo, credo basta, perché gli altri si sbloccano dopo, ma non credo di avere altre possibilità. Al momento mi tocca prendere il nano. In questo caso, qua ci spiega come funziona, qua ci spiega il funzionamento delle carte, con le azioni primarie e le azioni secondarie, che andremo a capire. E qua abbiamo l'anziano del villaggio. Prima di cominciare la nostra avventura possiamo upgradare il camp. Il campo base qui, possiamo iniziare con un dado extra, possiamo iniziare con dei gold aggiuntivi, possiamo iniziare con una pozione in più, ma non possiamo, in questo caso possiamo parlare di una quest, della quest che dobbiamo fare. In pratica c'è un nuovo demone, un nuovo cattivo è cresciuto a est, bisogna andarci, insomma. E qua si comincia il viaggio. Il viaggio è narrato in questo modo. Abbiamo il vagone del mercante che ci permette di imparare o upgradare una carta eroe. Scegliamo uno di questi, io prendo questo, posso scegliere uno di questi, un controattacco, posso fare gettare un'ascia, fare un attacco addizionale ogni 4 attacchi. Io potrei fare il calcio, no, lancio l'ascia, dai, così faccio anche un attacco a distanza. Peschiamo nuovamente. Alchimista ci consente di scegliere un eroe e fargli bere una pozione, ma non ne abbiamo bisogno al momento perché siamo già al massimo. Comunque io, ma no, invece sì, l'ho curato, gli ho alzato punti addizionali. In questo caso si fa Live Camp, pescando la terza carta, iniziamo. L'esplorazione è basata principalmente sulla narrazione. Abbiamo i ladri, un gruppo di ladri di bassa lega emerge dalle piante. Stavano trasportando roba, insomma, e ti guardano il tuo carico. Possiamo intimidirli, attaccarli o abbassare una combat card. Io faccio intimidate, dobbiamo fare 4 col dado per poterli intimidire e farli fuggire. Dall'1 al 3 ci ridono e ci attaccano. Dal 4 al 10 scappano in differenti direzioni. Ci va bene, infatti vedete che non possiamo scegliere l'altra, possiamo scegliere solo quella che abbiamo vinto e abbiamo ottenuto un party upgrade, quindi praticamente abbiamo un potenziamento. Possiamo scegliere chi, io prendo il mago, faccio magic damage a 3 nemici, perfetto, andiamo avanti. Skull of Fate. Il barbaro è stato evocato dal teschio del fato. Tira il dado e scopri il tuo fato. Se facciamo dall'1 al 4 ci prendiamo del danno. Se facciamo da 5 a 7 niente, e da 8 a 10 ci curiamo di uno. Non ci serve assolutamente a nulla perché non abbiamo subito danno. Comunque, vabbè, ci proviamo, insomma. E vediamo cosa succede. Via. E prendiamo danno. Sempre danno prendiamo noi. E vabbè. Il barbaro si piglia il danno. Va bene.
Mannaggia, non ci voleva. Peschiamo un'altra carta. Ok. Testiamo la nostra perception. Arrivano questi rampicanti. Ce la facciamo, passiamo e andiamo oltre. La Lady, la signora del lago, ci permette di curare un personaggio e di guadagnare 40-60. Io prendo 40-60 gold. Il 30. Attacca i 30, prova a superarli. Noi ci proviamo. Vediamo, facciamo 3, non ce la facciamo. E attacchiamo il 30. I 30, perlomeno. Ok, ci fanno un danno, non fanno tantissimo danno. Vediamo se lui riesce con una di queste carte. Adesso io posso scegliere liberamente nel mio turno chi far attaccare. Possiamo fare muovi al target, guadagna uno di arma. No, faccio questo. Vedete che abbiamo azione primaria e finisce il turno del nostro personaggio. Il numero del danno è già pre-tirato. Attacco lui. Vediamo se io attacco lui. Seleziono dove andare, qui. Select a position, non è valida. Perché non è valida? Ah, perché ci fa danno... No. Non riesco a capire. Anche prima non sono riuscito a capire perché non riusciamo ad attaccare. Ma se io facessi muovere questo qui... No. Vabbè, proviamo col mago. Il mago fa 1-3 danni in serie. Quindi tecnicamente, vedete, gli fa male a tutti e due. Loro muovono. Ok, adesso il barbaro può andare a fare danno. Può fare danno 2-3. Lui ha 5, quindi gli togliamo 2. Il nano può fare... Attack. Perché il nano non può? Ok, attack damage. Ok, meno 1. Lui può nuovamente fare il danno adesso. Solo che non riesco a capire... Select a position to move. Ok. Ok, abbiamo ucciso. Adesso ho capito come funziona. Prima il bersaglio e poi il movimento. Ok, il barbaro adesso gli faccio fare body damage. E uccidiamo i 30. E quindi superiamo. In questo caso prendiamo un upgrade. Possiamo selezionare un charter. Possiamo scegliere una carta. Vediamo un attimo. 50% di attaccare un nemico. Ma prendiamola, tanto una carta difensiva. Continuiamo a pescare. Imboscata. Imboscata. Ci difendiamo dai serpenti. No, da queste sorte di... Sì, ho detto snake, ma in realtà è roba. Siamo circondati su tutti i fronti. Quindi vediamo se il nostro nano fa il giro e lo attacca e lo uccide. Mannaggia, il mago. Spero riesca a fare qualcosa. Sì, da 1-3 danni a 3 nemici. E fa abbastanza una strage. Non è messo benissimo questo, quindi io lo faccio curare. Faccio curare a se stesso. E il barbaro lo faccio attaccare lui dall'altro lato. E finiamo anche questo combattimento. Il gioco, vedete, è molto semplice. Che valga 18 euro non lo so. Vi devono piacere, come lo dico spesso, spessissimo, se non quasi sempre, il tipo di gioco. Posso upgradare una carta d'attacco. Vorrei potenziare lui. Potenziare questa carta a 4-6 danni. Quindi faremo probabilmente più danno. E ora possiamo potenziare uno. E potenzio lui. Spike Barrel. Ah, bellissimo la Spike Barrel. Che fa danno quando viene distrutta. Lancer. Qualcosa di strano... Cattura la tua attenzione dietro le piante. Investigando, trovi qualcuno intrappolato in una gabbia appesa su una corda. Chiede di rilasciarlo, lo salviamo e otteniamo un nuovo eroe, il Lancer. Perfetto, probabilmente alla fine di questa run avremo anche il Lancer. Troviamo il lago. Roll. Non troviamo niente. Si continua. Blacksmith. Allora. Acquisisci una carta equipaggiamento. Magic Staff, aggiungi uno. Sì, prendo questa. E vedete che qua ci vengono date tutte le carte che noi abbiamo. E le diamo a chi di dovere. E poi abbiamo qua carte delle rune. E qua carte di combattimento. E qua abbiamo i dadi, che non ho ancora capito cosa sia. Strega della foresta.
a Combat Card. Clarity Potion, attacchi danno massimo per questa battaglia. Sì, la prendo, mi piace. Non leggo neanche cos'è l'altra perché mi piace. Posso usarla? No, la usiamo dopo. Gilda dei Ladri. Upgrade the Forest. Allora, un ladro con qua, con insomma, ti dà viva benvenuto. Siamo felici di aiutarvi nella vostra missione. Guadagna 4 o 6 cristalli. I cristalli sono importanti. Upgrade the Forest. Possiamo aumentare tutto l'oro trovato in questa regione. Non mi interessa. Facciamo cristalli. Perfetto. Non possiamo upgradare la foresta, quindi ce ne andiamo. Il cimitero. Vabbè, attacchiamo i cosi qua. Sono parecchi. Vediamo se possiamo giocare la carta. Questo fa anche parecchio danno. Non posso giocare nulla, quindi facciamo attack. 3-4 body damage. Facciamo questo, su questo. No, nulla. Mannaggia me. Vabbè. Facciamo attaccare con un body damage qua. Il mago potrebbe fare un danno. Perché il barbaro è messo malissimo. Facciamo danno a tre nemici. Questi? No, questo. Ok, l'abbiamo eliminato. Il barbaro è andato. Praticamente è andato. Vediamo se riusciamo ad attaccarlo a distanza. Ma all'inizio del combattimento è 50% di possibilità di attaccare il nemico. No. No, direi che non abbiamo altro. Possiamo attaccare un nemico. Questo. E lo attacchiamo qua. E là, l'abbiamo forse salvato. No, è morto il nostro socio, tra l'altro. Non c'è più. Quindi vediamo se poi lo perderemo definitivamente. Faccio 1-3 danni damage. Quindi danni, ok. Lo uccidiamo, ne manca uno solo che ci attacca. Ma noi decidiamo di rispondere con questo. Ci spostiamo qui. E lo finiamo, perfetto. E abbiamo trovato un punto di domanda in mezzo alla sala. Runa. Una potente runa si materializza di fronte a te. La sua potenza magica ti aiuterà. Ok, acquisisci la runa. Più 2 danni al primo attacco in battaglia. Perfetto. Possiamo scegliere a chi darla? No. È fissa così. Abbiamo perso l'eroe che è andato. Il barbaro. Sì, è andato. Il barbaro è andato. Lascia la foresta, abbiamo raggiunto il limite della foresta, andiamo alle rovine dei non morti. Possiamo andare completando l'Undead Ruins, quindi completando questo andiamo in una area random. Stessa cosa, possiamo andare a Mushroom Kingdom, al regno dei funghi. Niente, Leave the Forest, quindi go the Undead Ruins. E purtroppo è andato il nostro socio. Battaglia subito. Attack, move around, damn e continue. Ok, empty room. Search the room. Ci prendiamo una trappola. Ok, il danno entra in una trappola pericolosa. Due lance escono all'altezza del petto. Escono dal muro e vanno nell'altezza del petto. Testa la sua perception. Ok, ha preso a caso dei danni. Food and water, drink e cura. Un personaggio di 2, quindi curiamo questo. Perfetto. E beh, anche ancora, no? Questo, sì. Va bene, possiamo andare avanti. Difenditi dall'imboscata dei Wandering Monster. Ce n'è uno solo, bene. Iniziamo subito con... inizia a farci danno. Iniziamo subito con il maghetto. Che tra l'altro ha qualche incantesimino in più. Teleport, no. Facciamo magic, 2-3 danni. Su questo lo muovo qua. No, scusami. Devi attaccare lui muovendoti qui. Cioè fa il movimento obbligatorio che... Va bene, questo attacchi, però lo attacchi alle spalle. Sì, ha anche un po' di protezione lui, quindi non...
lui da lì. Ok, è quasi andato, però lui ci attacca, noi rispondiamo sempre con la carta di combattimento, facciamo danno dall'altra parte, lo uccidiamo e finiamo oltre. Lion Fountain cura il party di 2 punti, perfetto, siamo messi molto meglio. Bone Dragon, posso usarla la carta Maximo Attack. No, continuiamo. Non lo attacchiamo. Small chest. Open chest. Ok. Un personaggio diventa malato per 4. Ok. Battaglia. Move around and continue. Cerchiamo di evitarlo il più possibile. Full trap. You dodge the trap. Scriviamo la trappola. Skull of Fate. Soffre 1-2 danni. Quello. Non possiamo scegliere. Ancora. Ok, abbiamo trattato con attenzione la trappola. Stash of coin. Abbiamo guadagnato un botto di monete. Floor trap di nuovo. 1-2 danni. Ci siamo quasi giocati anche questo. La gilda dei ladri. Guadagno 8-12 cristalli. Posso aggiornare anche la rovina. Io posso però prendere i cristalli e pensare di aggiornare la foresta. Vediamo se c'è qualcosa che posso fare. No, 15 cristalli, ne abbiamo 13, non possiamo più fare niente. Live. E dovrebbe essere... No. Move around and continue. Voglio vedere se ha senso continuare a revive a Hero. Oh, per un punto vita. Recupera 5 punti vita. Ottimo a lui. Perfetto, è tornato in vita. Quindi abbiamo recuperato il nostro eroe. Offerta oscura. Il mago ti fa un'offerta. Sacrifica uno dei tuoi eroi e ti darò 2000 gold. Accetto l'offerta. Guadagno 2000 e uccido un charter, lui. Mamma mia, qua siamo sullo stile Dark Souls. La porta Calles, che mi ricorda un Fable, tra l'altro, le porte Calles. Superi la porta e passi oltre. Equipment Room, acquista anello del potere, spada. 0-1 per tutti, no, prendo per i danni magici invece che l'altra. Un'altra porta Calles, vediamo. 2. Imboscata di un altro nemico. Ce n'è uno solo, quindi non è un gran pericolo. Non abbiamo più l'acere. Vediamo intanto di fargli più danno possibile. Uno 3 danni, 2-3. Vai qui. No. Qui. Vai su di lui e muoviti qui. E qui probabilmente la nostra avventura finirà. Molto easy. Allora, facciamo danni a 3 nemici. E loro fanno la stessa cosa, quindi ora ci giochiamo. Attacca. Danno da corpo a corpo, attacchiamo questo. Vedete che poi non c'è un limite nel movimento, c'è solo la carta da usare. E, attacca 1-3 danni, facciamo questo. Ok, uno l'abbiamo sistemato. Il barbaro è andato, ora se ne va anche lui. Non ce la faremo mai, è morto anche lui, ora resta solo il mago. Su di questo. Niente, è andato. Il mago ci lascia ora. Perché attaccano tutti, quindi... Va bene, è finita. Siamo tornati qui. Dovremmo aver sbloccato anche il Lancer adesso. Infatti, il Lancer, questo e questo.
e si riparte nuovamente, perdendo tutto, però ottenendo le gemme. Allora ragazzi, questo Dark Quest è sicuramente non un gioco per tutti, sicuramente un gioco per gli appassionati di tiri di dadi, giochi di ruolo, giochi alla Hand of Fate o gli stessi Dark Quest 2 e 1. Potrei consigliarlo sotto sconto, perché a 18 euro secondo me, a meno che non siate malati del genere e vi siano piaciuti tantissimi precedenti, secondo me sono un po' tanti, lo dico onestamente. Poi il gioco è bellino, ma 18 euro vi dico onestamente no, non lo dico molto spesso, ma mi è divertito, è bello, però non fossi alla ricerca di un gioco non comprerei questo, insomma. Fatemi sapere anche voi il vostro parere, i vostri commenti, e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.